Ciao a tutti, bentornati su The Games Brew. Io sono Roy Lovat e oggi ci ritroviamo per provare la seconda missione della nuova demo di Tempest Rising. Abbiamo visto il GDF nel primo video e oggi invece dobbiamo giocare con la Tempest Dynasty e vediamo un pochino che cosa dovremmo fare. Con il GDF mi è piaciuto particolarmente, la fazione che preferisco, e oggi invece vediamo i cattivi tra virgolette, perché poi a quanto pare non c'è proprio un cattivo e un buono. Allora andiamo, iniziamo la demo e vediamo un po' che cosa succede. Welcome back, General. Command is pleased with your work. The Tempest you harvested will go a long way to fueling our cause. If you're going to be out there on the front lines, you should know more about it. The Tempest is more than a resource. That's how GDF sees it. But they are short-sighted. It is true power for everyone. Power that anyone can have. It came to us in our time of need. That's what our dynasty was founded upon. Ok, qui come al solito ci sono varie opzioni, andiamo a nessun'altra richiesta. E vediamo subito che cosa dobbiamo fare. A naval GDF task force is a little off course. They seem to have gotten lost in the Black Sea and ended up deep in Dynasty territory. I suppose that's what happens when their scopes can't find half of our bases. That being said, they've brought enough firepower to establish a small foothold. If I may make a recommendation, perhaps you should give them a map when you turn them out of our base. Good luck, General. Dobbiamo eliminare un gruppetto di GDF. Allora, anche qui, come l'altra volta, possiamo vedere delle dottrine. I raccoglitori hanno il 30% in più di vita e sono ricostruiti il 30% più veloci. La salute della fanteria aumentata del 10%. L'area d'esplosione è aumentata del 50%. Io andrei con questo e con questo. C'è anche questo, il 25% in più alla velocità di veterania. Questo non è male. Questo faceva. Ma andiamo con le esplosioni o con la veterania? Andiamo con la veterania, va. C'è un esercito più potente. Armeria. Anche qui due. Allora, no. I veicoli sono più resistenti, questo non sarebbe male. Quando vengono distrutte o vendute tutte le industrie, le strutture producono un lanciarazzi, un soldato lanciarazzi, napalm, ma questo abbiamo visto. Più visione, più danni ai fucili, all'unità fucilieri. Questi si curano da soli i veicoli. No, una guardia esce, pensavo fosse lo stesso, invece no, dice che una guardia della dinastia esce dal veicolo quando questo esplode. Ok. E qui abbiamo i mezzi invece dell'altra fazione. I veicoli sono veterani. Allora io direi andiamo con questo. E con questo. E vediamo un po'. E andiamo a distruggere le forze del GDF che sono nel nostro territorio. Una sortita navale. A VIP stationed at this base guarantees he possesses information worth mounting a rescue mission. Reclaim the base and the Tempest, and secure the VIP. We will deny GDF intel at least, but if it is of no value to the dynasty, you are authorized to deal with our VIP yourself. Ok, deploy. Vediamo un po' che ci danno. Tutto distrutto. Fighissimo pure sto mezzo. Ha fatto davvero un bel lavoro nel design dei veicoli. Ah, questo è il GDF. Dobbiamo salvare sto tipo?
Oh, guarda come li osserva. Guarda quanti soldati ci danno. No, no, ci sono le mine, ci sono le mine. No, ma che cacchio. Voi le vedete in automatico o saltando in aria? General, Pythia has intel on an informant who was stationed here when Pythia. We cannot allow GDF to take him. Reclaim the base and secure the VIP. Okay. Die, Dynasty scum! Riprendi la nostra base. Okay. Avanziamo. Was captured around here. Looks like it may have been taken south. It could be valuable to keep our tanks in working order. Ok, c'è una roba che dobbiamo andare a recuperare. Aspetta, perché qui prima c'è molta più gente. Facciamo saltare questi barili? Ok, bloccatelo, bloccatelo. Allora, dobbiamo andare a prendere qualcosa. Sta. Dovevo prendere quello lì. Boh. Abbiamo tirato tre cannonate e non è morto. Ma che fa? Cura sta roba? I nostri? The salvage van repairs nearby vehicles sì. While stationary. It can be permanently deployed into a salvage center for increased repair. Ah, figo. Ok, li aggiusta, così c'è bisogno di usare ingegneri. Ok, rigattura su. Construction yard, ok. Andate pure voi così va più veloce. Che no, fatto. Dice ricattura, non distrugge, quindi dobbiamo stare attenti. Come ti catturo? Salgen, ok. Così? Sì.
General, okay. I routed the Tempest Rig to your location. All Tempest you see is yours. Bene. In your base to start harvesting. General, construct the power plant to keep our base power in the green. Dove? Allora, te. Qua. Lo metti qua, dove qua? Ok, tutta la base è nostra. L'armata è qua. Non ho capito, questo qua... No, no, non andare così. Allora, dobbiamo mettere security plan. Ok, qui potenziamo tantissimo i nostri soldati. Ma io volevo... Ah, eccolo qua, sì, ingegnere. Vedi qua, questi stanno raccogliendo, perfetto, ready. Our power plants keep base structures online and provide a large construction footprint. Now, construct the machine shop near a power plant and we can put distribution mode to work. Ah, quindi con loro prima vanno ricercati, poi messi sulla mappa, poi collegati. Vabbè. Vabbè. Ah, fa bene, morto. Trovato, sì. Ah. Excellent. Now we just need to build a radar station and we can locate the spy. Our machine shops are the workhorse of the Dynasty Army. With multiple machine shops enhanced by our power plant's distribution modes, we vastly outproduce the enemy. Ma fammi capire, saltiamo sulle nostre stesse mine? Try it out and watch the sparks fly. Okay. Yes, fully charged. With this power, our production buildings go into overdrive. However, it comes with small fire risk. Sì, io vorrei le unità. Anche questo aumenta tipo la produzione. Non... Allora, facciamo così. Siamo tutti in guard. Ma che cacchio! Ok. No, questo... Vabbè, ce ne possiamo mettere un altro, funziona. Volevo questo qui, radar station. Ci abbiamo bisogno anche di più fanteria, tra l'altro che potremmo fare? Gli harvester si muovono più velocità d'attacco e più resistenza, vai. Ah, non è a ricerca, è a scelta. C'è rimasto un ingegnere? No.
We've traced the VIP to a GDF stronghold in the south. Ok, abbiamo trovato il VIP. We can't lose the informant. Lo so che dobbiamo andare lì, ma non c'abbiamo niente. Non c'abbiamo neanche l'elettricità, tra l'altro. Porca miseria, certo che è così, non è proprio il massimo. Qui ci si è pure rovinata la base. Grazie. Allora, adesso facciamo la difesa. Lì non ci arriva, quindi la metteremo qua. Poi l'edificio, facciamo quello per la fanteria qua. Ok, grazie. Ho messo in difesa, eh? Ah, perlomeno tornano quasi alla zona di partenza. Ah, come possiamo fare questi? Ok, fanteria. Questa, facciamo questa, ok. Vai, abbiamo bisogno di un mega esercito per affrontare. Guardate, belle le strutture, eh? Non c'abbiamo più elettricità? Facciamo adesso. Vai così. Che c'è qua che non abbiamo letto? Ok, nodi di distribuzione aumentano la produzione o la difesa degli edifici. Certo, capito, ma effettivamente la produzione va molto piano. No, vai a costruire questa, a riparare questa. Abbiamo un silo. Scusa, ma è vero che potremmo fare questo, ma ci vuole molta più energia, tra l'altro. Oh, un carro armato, ci sono voluti solo 6 secoli. No, questo non ci serve richiamarle. E produci, perché qua, mamma mia. Allora, tu vai qua. Facciamone altre due, perché sennò ciao. Mortaio proprio davanti all'ingresso. Ai noi. Oh, fuoco. Parate. Noi ci proviamo. Vai. Ok, ok. Boom, guarda che salva. E qui. Qui.
Allora, qui che abbiamo pronto in produzione questa. Vai, e giù. Oh, questa è mortale. Intercettate quel carro! Mi sa che... abbiamo già superato il ponte. Nella serie attraverseremo quel ponte quando vi arriveremo. Già fatto. Ci sono delle risorsine. Dai, questo è morto. Abbiamo un mega esercito, via. Oh, attenzione. Adesso possiamo rimettere aggressivo. Bello, li facciamo saltare tutto. Mine drop support che fa? Usa mine drop qua. Dov'è? Use mine drop. E... use mine drop. Emergency evac protocol. Let's move. Disable that vehicle. Don't let ho capito, ma chi è che c'ha l'abilità? Non ho capito chi ha sta cavolo di abilità. Vedete perché serve la pausa? È questo. No. The mind drop support power. Non è questa, non è. No, mica ho capito dov'è. Ok, io sono accecato, ma porca miseria, mette una freccina, è qui. Va bene. Ah, dico. Davvero, è una freccina, un fallo luminoso. Stavo a guardare per tutto tranne meno sto coso qui. Poi con lo stress della battaglia. Andiamo a sbrigarci. Vai, vai, intercettate. Guarda qua che fila. Ok, è andato a saltare in aria.
Mamma mia, che stress. Ok, molto figo anche questo come combattimento. L'unica cosa, certo, come faccio a leggere il tutorial se non posso mettere in pausa? Se non si mette in pausa, cioè, perdo. Poi devo ricaricare, cioè, devo ricaricare. Prende, muoio per leggere i tutorial e poi ricarico, così poi posso giocare. Mettetecela una freccia luminosa, mettete la pausa, mettete le cose in maniera un attimo più agile. È la mia unica lamentela, la mia unica critica a questa demo, che già è un RTS, già c'è casino, ma posso mettere a leggere così l'allero tutti i tutorial? Sennò davvero poi mi esplode la testa. Comunque, a parte quello, bella anche questa missione. Come avete visto, non è esattamente facile da gestire. Le fazioni sono molto diverse come gameplay, quindi ottimo, non si avrà questo senso di star a giocare sempre la stessa cosa. Molto bene, mi è piaciuta. Non ci resta che aspettare il rilascio del gioco completo. Fatemi sapere le vostre impressioni qua sotto nei commenti, ricordate che potete mettere mi piace al video e iscrivervi al canale. Io sono Roy Lovat e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!